myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. La mia volontà di diventare fotografo in qualche modo è nata da una cosa quasi automatica, diciamo, in quanto mio padre, pittore piuttosto noto nella provincia, ci ha sempre fatto vivere, me e mia sorella, in un ambiente nel quale si respirava quello che era l'arte in generale. Non essendo dotato più di tanto dal punto di vista manuale, è stata una cosa quasi istantanea quella della fotografia e il fascino che aveva all'epoca l'immagine fotografica. Da mio padre sicuramente ho ereditato in qualche modo la passione di quella che è la trasposizione in fotografia di quello che vedevo, e soprattutto il taglio che poi l'ho trasformato nel taglio fotografico, l'inquadratura, il gusto del colore e della selezione dei personaggi nelle composizioni. Ho iniziato facendo il fotografo pensandolo forse in maniera astratta, forse l'idea era quella del fascino del fotografo visto come più un mito. Poi mi sono reso conto che realmente per poter campare bisognava fare qualche cos'altro, che nella nostra zona sono le industrie, le aziende con le quali c'è un rapporto necessario per la pubblicità e la promozione dei prodotti. Quindi il mio settore specifico è quello dell'industriale, come me e anche molti altri colleghi che operano in zona. Il settore richiede molta attenzione perché i clienti hanno un'esigenza che riguarda proprio la definizione del loro prodotto, che deve essere oltre che fedele anche quando è possibile, bello, cosa non sempre facile, soprattutto quando si tratta di fotografare degli oggetti inanimati. Sì, ho deciso di festeggiare i miei 30 anni di lavoro, tanti o pochi, dipende dai punti di vista, comunque è un traguardo importante che vorrei celebrare insieme ad amici e clienti di tanti anni di lavoro che mi sono stati vicino. Una serata un po' particolare con degli amici sempre che suoneranno pezzi rock degli anni 70. Ci sarà un festeggiamento generale con cibo e una mostra fotografica mia che esula un po' da quello che è il mio lavoro in particolare. La mostra di questa sera esula da quello che è il mio settore dell'industriale. Sono un collage di immagini effettuate negli anni, nelle varie città nel mondo, e sta proprio a significare quello che è il rapporto dell'uomo con l'ambiente, con il suo ambiente e la città, tutti questi passaggi che vanno dalla solitudine ai momenti dell'aggregazione. Uomo visto come abitante di questi luoghi, a volte freddi e inospitali. Purtroppo questa mostra non vede molto la luce perché nasce qua e muore questa sera nel mio ambiente.